Il principe Harry è stato accusato di aver infilzato lo studio in mille modi diversi, il più recente dei quali lo ha visto snobbare di nuovo sia il principe William che il principe Carlo in un'intervista televisiva. Durante la sua visita all'AIA il mese scorso per gli Invictus Games, Harry ha preso parte a un'intervista con la conduttrice dello show di oggi Oda Kotb. Il duca di Sussex ha divulgato dettagli sulla vita negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e sul suo recente ritorno in suolo britannico, prima di partecipare ai giochi. Due volte posticipati a causa della pandemia, Harry e Meghan hanno fatto tappa nel Regno Unito per una visita a sorpresa con la regina. Harry ha parlato candidamente della sua visita a sua nonna e ha detto che stava controllando che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a lei. Durante l'intervista, ad Harry è stato chiesto se gli mancava la sua famiglia a casa. Ha risposto con un sì, prima di aggiungere, soprattutto negli ultimi due anni, per la maggior parte delle persone, non ci sono mancate le loro famiglie. Giusto, Oda Kotb ha poi chiesto specificamente al duca se gli mancavano suo fratello e suo padre, il principe William e il principe Carlo. Tuttavia, si è fermato prima di rispondere direttamente, dicendo che era concentrato sui concorrenti agli Invictus Games. La giornalista Celia Walden afferma che questo era apparentemente un esempio di Harry che ha infilzato l'azienda poiché il duca avrebbe potuto mostrare una certa diplomazia rispondendo alla domanda piuttosto che ignorandola. In una colonna per il Telegraph, afferma che questa azione ha visto il principe di Galles e il duca di Cambridge diventare gli ultimi ad essere colpiti da Harry su un cosiddetto dartboard of displeasure. La signora Walden ha scritto, facciamo un bilancio di chi è stato finora inchiodato sul suo dartboard of displeasure. Harry ha infilzato The Firm in mille modi diversi tra cui, a quanto pare, suo padre e suo fratello. Apparentemente non era solo la sua verità che sentiva il bisogno di condividere con Oprah, ma anche la loro. E come ha detto allo show della NBC Today il mese scorso, Harry ha fatto visita a sua nonna mentre andava ai giochi di Invictus solo per assicurarsi che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a lei.